Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questa quarta edizione de Il Borgo dei Borghi. L'Italia è ricca di capolavori artistici e architettonici, un vero e proprio museo diffuso, spesso di origine antichissima. I luoghi di preghiera e di fede sono dei piccoli gioielli che regalano a chi li visita un arricchimento spirituale e culturale. Il nostro viaggio alla scoperta dei borghi più belli d'Italia ci porta oggi in Calabria, alla punta dello Stivale, lambita dalle sue splendide acque, una natura selvaggia, dalle testimonianze delle sue antiche origini che la rendono così unica, come la bellezza dei suoi borghi. Nelle precedenti edizioni del nostro programma vi abbiamo già presentato borghi meravigliosi come Santa Severina, il borgo di origine bizantina normanna che si innalza su di una montagna rocciosa nelle vicinanze della valle del fiume Neto. Civita, il piccolo comune nel cuore del Pollino, il paese tra le rocce, così definito per le immense montagne verdi che circondano la sua vallata. Gerace, con la sua imponente cattedrale, i suoi palazzi bizantini e la sua miriade di chiese. E infine Chianalea, la piccola Venezia del Sud, oltre alle graziose abitazioni, è ricca di fontane e chiesette che offrono delle favolose viste sul mare. Tutti posti stupendi che abbiamo visitato nelle edizioni precedenti. Invece quest'anno a rappresentare la Calabria è un piccolo borgo medievale situato su di una rupe, nell'Alto Tirreno cosentino. Ecco a voi, signore e signori, Fiumi Freddo. Fiume Freddo Bruzio nasce su una rupe composta da rocce e argilla ed è in provincia di Cosenza. Il nostro borgo è sospeso tra cielo e mare ed è circondato da un contesto naturalistico di tipica macchia mediterranea. Fiume Freddo Bruzio nasce intorno all'XI secolo con i Normanni che proprio qui costruiscono una torre di avvistamento a scopo difensivo. Benvenuti a Fiume Freddo. O di Tandeco, un è sbagliato, o cane muzzica lo stracciato. Amo Fiume Freddo perché è la mia casa, è il posto in cui vivo e nonostante le tante difficoltà che la vita presenta, basta che mi guardo intorno e guardo i suoi panorami e ritorna la mia felicità. Penso che nascere in un posto così bello come Fiume Freddo Bruzio non è da tutti. Io nell'arco di una stessa giornata riesco a fare un bagno al mare o piuttosto una passeggiata in montagna. È un paese che ha tutto ed è per questo che ho deciso di fermarmi qui. Il lugar me gusta mucho porque tiene mucha naturaleza verde, muy bonito. E mucha persona muy caliente, muy calurosa, como mi país. La struttura urbanistica del borgo è tipicamente medievale. Fiume Freddo è costituito da un dedalo di vicoli che conducono nelle rispettive piazze panoramiche. Questa torre di avvistamento dei Normanni, nel passare dei secoli, viene ampliata, viene ristrutturata fino a diventare un vero e proprio castello. Questo maniero è stato un vero e proprio centro di potere, infatti nel corso degli anni ha ospitato diversi personaggi importanti, tra cui il viceré di Calabria, la famiglia dei Mendoza, per poi finire con la marchesa Lucrezia Ruffo della Valle. Faccio parte di un'associazione qui a Fiume Freddo insieme ai miei amici, dove nel tempo libero ci dilettiamo comunque a organizzare queste rappresentazioni. Sono una studentessa e quindi nel tempo libero mi piace pensare di essere una principessa nel castello. Sono titolare di uno stabilimento balneare, quindi come professione faccio l'operatore turistico. Sono vestito di marchese della valle. Mi piace tantissimo essere sempre a disposizione per il paese perché è un paese che io amo. Il
Borgo si sviluppa grazie alla presenza di diverse famiglie nobiliari che qui decidono di costruire le loro residenze estive. I palazzi hanno grandi portali che conservano ancora i blasoni, che sono gli stemmi di famiglia che la abitavano, e ampie corti interne. La religione ha sempre avuto un ruolo centrale a Fiumefreddo Bruzzi, a tal punto che all'interno del suo centro storico vi sono ben 5 chiese. La Chiesa Madre nasce come Chiesa dell'Immacolata nel XIV secolo, è stata rimaneggiata poi nel corso degli anni ed ha uno stile ben definito all'interno che è il barocco. Al suo interno custodisce numerose opere d'arte, si tratta di pale e lignei della scuola napoletana di grande pregio, a tal punto che può essere paragonata ad una piccola galleria d'arte. Nel nostro borgo si respira bellezza. Tra le varie attività artistiche abbiamo quella della lavorazione dell'argilla, antica tradizione che viene tramandata ancora oggi. Adoro quest'arte perché ho seguito mio papà e ho imparato da lui tantissime cose. A Fiumefreddo c'è una bellissima tradizione del presepe con pastori in argilla. Nasce tantissimi anni fa con Don Antonio Rotondo, un sacerdote che è vissuto a Fiumefreddo, grande maestro d'arte. Ho fatto tantissime opere, la più grande è il Cristo sul promontorio, che dà il benvenuto a tutte le persone che arrivano in questo bellissimo borgo. It's very beautiful here. I'm come from California, so I love the sunshine and the good air. Il territorio di Fiumefreddo Bruzzo è caratterizzato da alture che degradano fino al mare, con cime di 1500 metri. Questo consente di praticare diverse attività, tra cui il trekking. Questo percorso lo utilizziamo molto per il trekking urbano. È molto bello venirci soprattutto nelle giornate soleggiate, perché da qui ammiriamo un bel paesaggio con il mare e la natura. E ci fa bene sia per respirare aria pulita e per stare in compagnia. Noi partiamo dal chilometro zero per arrivare più o meno a un livello di 200 metri. E con vista sul mare, caduto a picco, e molte volte lo usiamo pure a livello sportivo, con circuiti cardio, sport all'aperto, c'è un po' di tutto in pratica. Il lavoro che svolgiamo ormai da 7-8 anni a questa parte è un vero e proprio recupero di quelle che sono le musiche tradizionali, le manifestazioni coreutiche del Sud Italia, e lo facciamo attraverso queste ricerche che svolgiamo sui territori, attraverso anche le interviste agli anziani. Io ho voluto dedicare tutta la mia vita a queste materie proprio per raccontare, come dicevo poc'anzi, una Calabria bella. Questa è la frittata di patate che ci viene tramandata dalla tradizione contadina. Gli ingredienti base sono le patate, poi abbiamo il basilico, il sale, l'origano, l'aglio, il formaggio, il peperoncino e per ultimo la farina, che amalgama tutto il composto. Alla fine il risultato è questo, guardate quanto è beggia! E così
si conclude la nostra visita a Fiume Freddo. Mi raccomando, seguiteci perché sarete voi, con il vostro voto, ad eleggere il borgo più bello d'Italia del 2017. Arrivederci alla prossima puntata di Il Borgo dei Borghi.